Questo programma è offerto da... Ciao amici, come state? Oggi è una giornata un po' speciale. Ho un amico davvero speciale che è venuto a parlare con me, a chiacchierare con me di un'iniziativa che tutti gli anni si ripete, a cui io sono molto affezionata. Lui è Alberto Castellaro. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ed è venuto oggi a parlarci di un'iniziativa che, come vedete, ha oscurato anche la piccola Carlotta. Mamma. L'abbiamo oscurata per una grande causa, per la stella di Natale, sì, esatto, che ogni anno compare in tante piazze d'Italia per aiutare una società molto molto bella e molto importante, che è l'AIL. Esattamente. Allora, che cosa mi racconti? Sono onorato perché CRI ha oscurato Carlotta. Sì, sì, detto, per la causa sì. Chissà se ce lo concederà. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Felicissimo. Allora, noi siamo l'AIL di Torino precisamente. Sì. E siamo l'associazione italiana contro leucemie, mielomi e linfomi. Sono tre malattie legate al sangue, quindi ovviamente sono un po' difficili da curare. Assolutamente. Ma grazie alla ricerca stanno comunque, si possono superare. Si possono superare. Ragazzi, la ricerca è una cosa importante, noi non finiamo mai di dirlo, noi, sì, ma come tante persone al mondo cercano di insistere su questo argomento. Le malattie nel mondo sono tante, i problemi sono tanti, ma attraverso la ricerca seria e produttiva si può fare molto. Si è fatto molto in passato e si può continuare a fare molto. Quindi quando sentite la parola ricerca, drizzate bene le orecchie, cercate di capire a che cosa può portare questa ricerca, e se potete date una mano alle ricerche, possibile. Giusto? Sì, sì, no, assolutamente sì. Noi praticamente in ogni anno facciamo due campagne principali. Sì. Una per quanto riguarda il Natale, con le stelle di Natale dell'aereo, e una per le uova di Pasqua. Quindi sì, ogni Pasqua ci sono le ovettine con dentro la sorpresina e con dietro i fondi, sì, per la ricerca. Sì, perché così voi avete preso insomma l'occasione di fare un regalo a qualcuno, una pianta, è sempre un bel regalo da fare a chiunque. Comunque, tra l'altro, sì, a livello molto molto. Ti leva anche un po' di problemi. Ti leva qualche problema, fai una buona azione, condividi con la persona a cui regali la piantina questo interesse e questa partecipazione verso un tema così, così importante come quello dei tumori o delle leucemie nello specifico, che sono malattie estremamente invalidanti e insomma un po' problematiche. Esatto. Poi si sono fatti numerosi passi avanti, io ovviamente non sono un medico, sono un povero giornalista, però vi dico per esperienze purtroppo anche di amici o parenti, che adesso si vive molto di più di una volta. Cioè, se tu nell'88 avevi queste problematiche qua, non so quanto potevi. L'aspettativa di vita era veramente minima. Forse un anno, ma non di più. Adesso si va verso 8, 9, 10 anni e a volte si guarisce pure. Guardate, per remissione della malattia, che comunque è come se sparisse grazie ai farmaci, grazie alle terapie, grazie ai malati stessi che reagiscono, oppure si guarisce addirittura, quindi proprio torni come nuovo. Assolutamente, questo è meraviglioso. Sì, tra l'altro informatevi, l'ignoranza in queste cose è sempre una cosa sgradevole e molto brutta, perché sappiamo che insomma tutto il mondo viene bombardato ogni giorno da iniziative di ogni genere, e quindi spesso e volentieri subentra una sorta di filtro mentale, ma sarà vero, i soldini arriveranno davvero a... Ecco, qui ci sono i risultati. CRI ha fatto centro, perché CRI è una grande. Il problema è questo, molti dicono: ma che fate con questi soldini qua? Non è che poi finiscono in strade strane? Esatto. Assolutamente no, anche perché tenete conto che il 99% di chi collabora con noi ha avuto problemi con questa malattia qua, o con parenti o con amici o loro stessi, quindi sa cosa vuol dire alla faccia, quindi cioè, fare una cosa del genere sarebbe impensabile. Certo. Da quant'è che c'è questa iniziativa? Da allora, quanto tempo la state... da moltissimi anni, direi una ventina d'anni, se non sbaglio. Però, magari mi sbaglio di un anno o due. Guarda, questa iniziativa è nata con te. E non so dirvi l'anno preciso, però comunque una ventina d'anni mal contati, quindi diciamo che continueremo così. Sì, anche a me piace molto anche il fatto che appunto ripetuta negli anni è un appuntamento fisso che uno a un certo punto riconosce come un marchio, e quindi questa cosa ha dato un senso di continuità, e sapere dopo 20 anni di questa meravigliosa iniziativa, sapere che si è arrivati a risultati straordinari è un qualcosa di gratificante, non soltanto per chi ci lavora, ma per quelle migliaia di persone che hanno creduto in questa iniziativa, hanno sponsorizzato questa iniziativa, hanno sempre cercato di comprare la piantina e donare qualcosa. Mi raccomando, perché purtroppo certi problemi vengono cari a noi solo ed esclusivamente quando siamo direttamente coinvolti, ma non è così, bisogna mettersi nell'ottica di chi è direttamente coinvolto. Avete la fortuna di non avere parenti, amici, malati,
bene, cioè apprezzatelo, ma cercate anche di calarvi nei panni di chi invece ha questo genere di problemi. Si pensa anche che con pochi euro si può salvare assolutamente una vita, sì. Assolutamente sì. È anche gratificante, assolutamente sì. Assolutamente, io vi dico una cosa, che tra noi c'è un membro molto attivo, una persona che nell'organizzazione, che saluto, si chiama Felice Bombaci, che è guarito da una problematica del genere, quindi è lì con noi, lavora con noi, ha un entusiasmo pazzesco, sì, ha una carica di vita, insomma, è guarito grazie a queste cose qua. Infatti è veramente un esempio per noi, cioè assolutamente sì. Sì, assolutamente, soprattutto per chi c'è passato, insomma, un particolare trasporto, esatto. Ma senti, ma cominciamo a dare due o tre direttive, insomma, sui posti dove trovare le piazze. Ce ne sono alla grande, anzi, se qualcuno vuol fare volontario può farlo, nel senso che ci può scrivere. Noi abbiamo un sito che è www.ailtorino.org e lì troverete anche la mail, che è ailtorino@fastwebnet.it. Comunque la troverete sul sito stesso. Ragazzi, segnatevi queste coordinate, perché noi abbiamo già parlato altre volte di volontariato. Il volontariato è un qualcosa che non riempie soltanto le vostre ore libere, ma vi riempie il cuore, vi riempie la testa di informazioni, di belle cose, per cui se potete fare l'esperienza del volontariato sotto tantissime forme, io ve la consiglio personalmente, perché vi arricchirà personalmente e avrete l'occasione di dare una mano a persone che ne hanno regolarmente bisogno. Assolutamente. Senti, ma vogliamo ricordare qualche piazza, così magari i nostri amici si perdono? Sono tantissime, cioè io forse non riuscirò a elencarle tutte, perché in provincia di Torino saremo in 54 piazze circa, poi magari sono 56, oltre 50. Caspita. A Torino città sono 24 circa, sempre. Quindi non avete proprio scuse, una vicina a casa vostra la troveremo. Siamo ovunque, la troviamo di sicuro. In centro sarete proprio bombardati. Perché hai detto che comunque sul sito si può trovare comunque le piazze. Esatto. Da oggi sicuramente le metteremo. Quindi si possono trovare. Quindi le troverete. Quindi non avete scuse, soprattutto con l'arrivo del Natale. Io non voglio giudicare la festività, però alle volte si fanno dei regali piuttosto banali, piuttosto sciocchi. Insomma, alle volte si comprano delle cose semplicemente perché, oh, guarda, devo fare un regalo e compro questa cosina. Benissimo, volete comprare una cosina? Una stella di Natale, una pianta meravigliosa, bellissima, che abbellirà le case della persona a cui la regalerete e farà del gran bene. Poi è pazzesca, perché è una pianta molto particolare, perché quando tu la apri è spettacolare e poi dura anche mesi. Dura tanto, devi coccolarla, come Carlotta. Dura tanto e poi io l'ho sempre apprezzata perché, amando particolarmente il periodo di Natale, la stella me lo ricordava anche nei mesi seguenti. Avere quella piantina in casa mi teneva legato al periodo di Natale, come se non fosse mai passato. Fantastica, insomma. Veramente. Vero. E comunque vi dico, se fate shopping noi in centro ci trovate ovunque, perché praticamente siamo in piazza San Carlo. Ah, ecco. Poi siamo in piazza Castello, in via Roma, piazza CLN, cioè siamo, il centro è completamente coperto, cosparso di banchetti nostri. Poi ne avremo altri, magari adesso ve ne dico poi altri ancora. E in provincia, appunto, abbiamo 27 banchetti, quindi 27 comuni che hanno dei punti di riferimento. Tanti, prova a lanciarvene qualcuno, ecco. Poi sul sito ci sono tutti, come diceva giustamente. Andate a vedere il sito, perché scoprirete tante cose molto molto interessanti delle associazioni, che purtroppo insomma il tempo è tiranno, non riusciremo a dire tutto, ma se non conoscete nel dettaglio l'associazione, vi invito davvero ad andare a visitare il sito, perché scoprirete tanti modi per aiutare la ricerca, non soltanto la stella di Natale, anche il volontariato, tante iniziative che fanno e poi comunque essere consapevoli di determinati argomenti, secondo me è sempre importante. Molto importante. Io ho scoperto un mondo, perché hai scoperto un mondo grazie purtroppo alle esperienze personali che abbiamo fatto. È da tanto che collabori con... Da sette anni ho scoperto un mondo, perché comunque sia a Torino abbiamo, poi spero di non sbagliare, che se non mi picchiano, abbiamo 4 ematologie, che sono alle Molinette, dove sono 2 reparti, Mauriziano e San Luigi. Aspetta. Poi c'è quella per i bambini, che è alla Regina Margherita, e lì è molto particolare. Assolutamente, come molto, tutti i reparti dedicati ai bambini sono molto particolari. Sì. Io ho avuto la possibilità di frequentarne alcuni in Liguria, in particolare il Gaslini, esatto, di Genova, e vi assicuro che è un'esperienza straordinaria assistere a questi professionisti, che non solo cercano di curare i bimbi con le loro terribili malattie, ma cercano di dare una qualità della vita a questi bimbi di un certo tipo, nonostante siano costretti a vivere in ospedale. E insomma, è da un certo punto di vista estremamente triste, ma da un altro estremamente gioioso, perché ci sono Comunque, no, ma i bambini vengono coccolati assolutamente, vengono comunque supportati psicologicamente, perché comunque devono anche un po' giocare, devono vivere questa problematica quasi non accorgendosene. Ecco, questa è la cosa più importante.
importante. Poi vi dico, sono esperienze da raccontare che qui appunto sarebbero un po' lunghe, però vi assicuro basta informarsi, ecco, possiamo deliziare con episodi anche belli. Sì, sì, perché sì. Esatto, uno pensa che avvicinarsi a determinate associazioni porti tristezza nella propria vita, essere consapevole di certe cose, e sì. Qui il grandissimo errore. No, la tristezza sono le malattie che queste associazioni cercano di debellare, ma in realtà entrare a far parte di questi mondi vi porterà sempre grande gioia, perché comunque si respira sempre un'aria molto costruttiva, molto positiva, perché soltanto attraverso la positività poi si può veramente risolvere un problema. Io ho conosciuto un dottore molto molto simpatico nella mia vita che mi ha sempre detto Cristina, la testa prima di tutto può guarire un malato, la sua testa, il suo ottimismo, la sua voglia di vivere, noi arriviamo fino a un certo punto, ma il suo entusiasmo è quello che fa la differenza. Poi troverete magari anche delle cose in giro, tipo a clownery, perché in centro avremo un paio di clown dell'amore e del sorriso che ci aiuteranno un po' a far sorridere le persone che verranno a donarci queste diciamo, le cifre che andranno per la ricerca, e le stelle saranno quindi un'occasione di incontro e un'occasione anche di informazione. La cosa bella è che non è che c'è un rapporto freddo, in senso io vengo, compro la stella me ne vado, come anzi vedo che c'è proprio questo abbiamo coinvolgimento, abbiamo cosa accentrato perfettamente, perché sai a volte che accade. Per esempio uno va a comprare qualcosa, compro il prodotto e me ne vado, e invece no, invece c'è le tipologie di cliente, chiamiamolo cliente ma in verità un donatore, non possiamo chiamarlo cliente, no c'è quello magari veloce che arriva lì al banchetto, se ne va in 2 secondi, c'è quello invece ponderato che sceglie la stellina, quella rossa con la striatura bianca, no? Precisino. Poi c'è quello più che si informa, no? Fa, ma senta un po', ma dov'è che vanno sti soldi qua? Ah, ma cosa avete fatto l'anno scorso? C'è quello precisino. Assolutamente sì. E poi c'è quello che ti porta via il mondo. Sì. Sono alcuni che arrivano, non so, dalla collina e ci portano cifre pazzesche portando via stelle a gogo. Sì. C'è una volta ne ha caricate 15 in un colpo solo. Caspita. Ma dove fa a portarle, no? Quindi sono varie tipologie di, diciamo così, donatore, ecco. Sì, certo. Sì, sì. Ma ragazzi, inventiamone ancora altre di tipologie. Siete un altro genere di donatore? Scopriamolo, cercate di scoprirlo anche voi. Andate in uno dei banchetti e scoprite che genere di donatore siete. Sì, sì. Scoprite che tipo di entusiasmo e di gioia vi può regalare un gesto simile. E magari appunto scoprirete anche qualcosa di più di voi stessi. Perché poi attraverso associazioni come queste non è soltanto la consapevolezza verso una malattia o una situazione in particolare, ma si scopre anche tante cose di come siamo fatti noi, di che tipo di sensibilità abbiamo, insomma. Sì. È tutto un mondo meraviglioso da scoprire. Assolutamente. Quindi ricordatelo, perché tu sei uno smemorato e adesso si è fatto prendere dall'emozione, si è emozionato per questa cosa, vedo bello coinvolto, poverino, però è giovane, è smemorato, io so già che poi magari tra qualche giorno si dimentica, io gli ricorderò anzi questa bella iniziativa, terremo a cara fino a Natale, poi ricordatevi a Pasqua arrivano le ovette, insomma. Esattamente. Quindi ce n'è tantissimo. Io Alberto ti ringrazio tantissimo di essermi venuta a trovare. Ricordo soltanto l'ultima cosa, che siamo anche su Facebook come AIL Torino, giusto. E che l'iniziativa sarà il 7 e l'8 dicembre. 7-8 dicembre. È una cosa che sottolineo. Sì, assolutamente. L'iniziativa 7-8 dicembre, importante. Cercate il sito dell'AIL e c'è anche la pagina Facebook, esatto. Perché comunque insomma esatto. Dobbiamo essere un po' dappertutto. Dialoghiamo. E poi social network in questo caso, insomma, diventate amici di questa associazione, perché ne sarete davvero fieri, sarà un amico importante della vostra bacheca, insomma. Vi aspettiamo a braccia aperte. Assolutamente. Grazie a te Alberto, grazie all'associazione, in bocca al lupo per tutto, per la ricerca vostra e di tutti quelli che comunque mettono in gioco la propria vita, la propria esperienza per la ricerca. Grazie a loro, in bocca al lupo per tutto. Grazie Alberto, grazie a voi. Mi raccomando, 7-8 dicembre le stelle di Natale sono bellissime. Questo programma è stato offerto da